Ebbene sì, vecchie rocce, siamo arrivati a Crash Bandicoot 3 Warped, o teletrasportato. Sì, da Supremo. Sono Luca Grax 89 e nel Retro Week di oggi iniziamo Crash Bandicoot 3. Vi salto il video, solita cosa, altro dobbiamo trovare i soliti 25 cristalli. Quindi facciamo finta di caricare una partita, così arriviamo direttamente nella stanza principale. Ovviamente qua tutto vuoto perché non ho salvataggi, mi faccio vedere che partiamo proprio da zero. No. Beh. C'è un problema logistico. Ok. Quindi io inizierei subito dalla prima sala, primo livello ovviamente, Toad Village, o Toad Village, che non richiama affatto nessun personaggio di Mario. Crash, 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 perché devi ficcare sempre il naso negli affari miei? Guarda, anch'io ho una maschera da stregone. Ok. Scopriremo ben presto qual è quella più potente. La risata malefica di Cortex mi mancava. Andiamo. Ah, useremo anche la puttanella, la sorella di Crash, scusate, che mi sta simpatica fino a mezzogiorno, per determinati livelli. Intanto iniziamo qua. Dai. Neanche fossero 230 anni che non gioco a Crash. Vabbè. Tanto i controlli qui sono un po' sballati, come avete potuto vedere all'inizio, durante... E dai! E vabbè. Capra di merda! Capra! Ok. Un Luttegat. È incredibile perché sto registrando oggi, ma sto anche guardando una live su Twitch. Un attimo. Meglio la vita. Eccola qui. Sto guardando la live del buon vecchio Farenz su Twitch. Cioè, ce l'ho poi sott'occhio, non la sto proprio guardando. Attenzione. Il bello di questo Crash 3 comunque sono proprio delle scatole nuove, come quella che io chiamo la scatola scelta, ovvero o la scatola roulette, dove prendi quello che vuoi, insomma, a seconda della scelta che hai fatto. Intanto il primo bonus del gioco. Qua ho intenzione di, in questo Crash, di non saltare i bonus. Spero nessuno. Poi adesso vedo un attimo che tipo di bonus troverò. Ok. Intanto, se state vedendo questo video, probabilmente è domenica e diciamo che il Retro Week questa settimana è partito un po' tardi per motivi essenzialmente lavorativi, principalmente, che essenzialmente. Tanto capra, vacca boia, volevo fare strike con la capra. Oddio. Sì, ma vabbè, rompiamole così. Le ranocchie non ci devono toccare perché sappiamo benissimo tutti l'effetto dopo che fanno se mi beccano, cioè come mi farebbero perdere una vita. Peccato, sembravano buone invece. Attenzione, allenati meglio. Cristallo, finalmente, il primo cristallo del livello è di Crash 3. Finito Crash 3, so che è presto per parlarne perché comunque siamo solamente agli inizi. Oh, un attimo, scatole roulette. Sì, Gemma, perfetto. So che è presto per parlarne, però potremmo iniziare il CTR, che è stato il primo spin-off di Crash, ovvero gare con go-kart. Adesso ci penseremo, intanto godiamoci il 3. L'abbiamo fatto anche abbastanza in fretta e l'abbiamo terminato anche abbastanza bene. Under Pressure, lo odio questo livello, cazzo. Non l'avrei neanche mai creato, è difficile, noioso, ambientato sott'acqua, sì. Vai, vediamo cosa riusciamo a fare. Non prenderò forse tutte le scatole, o se ce la farò dovrò tipo perdere due balle così. Qua non c'è niente, le bombe... Oh. Attenzione, poi c'ho anche il controller che
mi fa degli scherzi, quindi non so quanto io riesco a prendere tutte le scatole e a giocarmela tranquillamente in questo livello qui. Vai, 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 vai. Ok. Se dovessi prendere la scatola bianca, ovviamente cosa succede? Ah, abbiamo due maschere intanto. E non viene contata come scatola presa, e quindi non posso arrivare comunque a prendere la gemma trasparente. Attenzione. Madonna, se ho rischiato. I pesci qua li lasciamo stare. Il mio intento in questo livello è finirlo il prima possibile, perché mi sta sulle balle, veramente. Era uno dei pochi livelli di Crash che proprio non sopportavo. Neanche nell'1 e nel 2 ci sono stati livelli, sì, difficili, ma nessun livello che mi ha rotto così tanto le balle come questo qui. Ecco, Crash 3 non l'avrei mai rifatto per questi livelli qua. Tutto il resto me la sarei giocata tranquillamente. Attenzione. Ok. Continuiamo a rompere qui le scatole. Basta fischiare, che... Oddio, squalo. Dio squalo, mi è uscito. Vabbè. Spara, 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 ok. Un attimo di lag. Intanto conviene giocarsela così. Sì, ma io volevo beccare lui, non la bomba. Ok, anche la bomba. Qua perdiamo... vabbè. Attenzione a non toccare le pale eoliche di questi bagagli. Sono elettriche. Cioè, poi, scusate, mettete delle pale acquatiche, elettriche, proprio in fondo al mare. Porca miseria, fortuna che avevo la maschera. Devo stare attentissimo a non distrarmi. Sento un rumore che mi piace poco. Tanto prendiamo qui la nostra navicella spaziale o subacquea, che è meglio, rende meglio l'idea. Frena il pesce maledetto. No. Oh, oh, oh. E che diavolo. Fortuna che ho almeno... Ecco. Perfetto, ho perso tutto. Fortuna che almeno... No, non l'ho aperto. Vacca boian. Ma che sfiga, tornerò indietro. No, 90... No, 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 ma questa è sfiga. È sfighissima questa. Comunque posso fare un grandissimo chapalè a questo livello che, insomma, è andato. Facciamo in tempo a fare anche il terzo livello. Assolutamente sì. Per una... Eccola qui, la baldrachella. Che è andata a sostituire Taiwan, l'amorosa di Crash, ricordiamolo. Però vabbè. Avrei preferito Taiwan, forse, come personaggio giocabile. Coco è troppo smorfiosa. Al posto dell'orsetto abbiamo la tigre, ok. Vediamo se galoppa, sì, galoppa anche questa. Musiche dell'altro mondo. Questi non ho mai capito che cazzo servono, comunque vabbè. Quanto possano essere utili a Cortex. Vabbè, li paga lui, cazzo, me ne fregano. E che sfiga, ho perso delle scatole e non c'era pure niente qua sopra. Vaffanchiapola, ho perso apposta. Tanto 2000, mentre muoio. Non ci vado su, e intanto le perdo comunque, quindi vabbè, vita ripresa almeno. Tranquillo, è molto tranquillo questo livello per ora. Galoppiamo un po', perché sennò qua... Oh, sopra c'è una scatola. Tentiamo di, almeno di prenderne il più possibile. So che ormai non le ho prese tutte e non prenderò la gemma. Però stavo per fare un volo della Madonna che non vi dico. Ok. Ci siamo, ci siamo. Recuperiamo una vita. Scatole, chi se ne frega. Vacca boia. Vabbè, quella la volevo prendere almeno. Finito il livello anche questo. I livelli rispetto a Crash 2 magari sono molto ma molto più veloci. Le scatole erano tutte prendibili. Anzi, forse bisogna appunto morire una, due, tre volte. Una, due, tre volte per prenderle tutte, ecco.
Questa è la faccia di Coco dopo che ha preso il cristallo. Facciamo il quarto livello. Ok. Boneyard, che se non ricordo male dovremmo incontrare il cucciolo di T-Rex. Attenzione. Un corso di italiano avanzato potresti farlo, Tini o Tiny. Non parlava neanche nel 2. Vabbè. Finiamo questo livello. E non so se dopo riusciamo a fare anche l'ultimo. Oh, vacca boia, è vero, il triceratopo, come lo ero scordato. Vai, 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 vai. Spero che di aver preso qualcosa con quella scatola bianca, perché non so se me la conta come scatola valida, ecco. C'è anche il trucco di farsi portare via da un pterodattilo che avete appena visto. Oh, non ce la faccio, mi schiaccia. Però non mi ricordo quale sia in quale livello. Vabbè, sono i livelli segreti ovviamente. Cioè, ci sono talmente tanti livelli segreti in Crash Track che l'FBI avrebbe potuto aprire un caso a parte. Cosa fai, non mi segui più? Infame. Ok, andiamo avanti. Maschero. Vabbè, una TNT qui. Oh, ma... Oh, vecchio, stai invecchiando? Oh, non le capisco queste TNT, servono pochissimo. Quasi a nulla. Qua rasiamo l'erba, non so perché. Attenti al bastardo, me lo ero scordato. E vabbè, qua niente. Tum. Checkpoint. Ecco, un nitro qui in mezzo all'acqua, così lo trovo molto più valido come ostacolo a crash. Io? No. No, niente. Andiamo avanti. Là vedo un bonus. Anche la base, questa base su cui sono sopra adesso è fatta molto bene comunque, in tema con il livello. Erano sempre studiati bene i livelli di Crash, non c'è mai stato un livello che sia stato fuori magari dalla storia narrativa. Là, facciamo così. Vediamo se riesco a prendere uno, due, tre. Ho perso l'anca anche qui. Altro gli avevano alleggeriti un attimo dal 2 al 3 i livelli, perché effettivamente nel 2 erano molto molto lunghi, adesso sono molto rapidi, però sono molto concentrati anche, quindi c'è da stare allerta e attenti. Tanto taglio l'erba, attento figlio di quella bagnata donna. Qua e qui com'è? E 1, e 2, e 3. Ok, almeno abbiamo rotto tutte le scatole. Potevamo prendere, madonna, c'ho ancora quel livello lì sul groppo, sul groppino della gola. Avrei potuto terminarlo al 100%, ma no, niente. Notare l'espressione di Crash. Ok, andiamo. Oh, pterodattilo di merda. Erba di merda. Beh, anche i pilastri e il fuoco di merda a sto punto. Sei un ciccione di merda, non mi prenderai mai! Scherzavo! Se non ci fosse stata la scatola avrei tirato dritto, ovviamente. 21 vite, proseguiamo. Oh, oh, oh. Devo riuscire a guadagnare spazio per prendere quella scatola maledetta, che è qui in mezzo. Stai calmo, triceratopo. Andiamo. No, io devo prenderla, mi dispiace. Voglio tentare di arrivare alla gemma con tutte le scatole. Mi sto dando la merda, sto triceratopo maledetto. Vai, 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 mi sta sfuggendo il dito. Non so per quanto possa tenere questa corsa immensa. Non farmi esplodere qui. Bravissimo. Prendila! Sì!
Ce l'abbiamo fatta, vediamo. No, penso di fermare il video e lo continuiamo poi domani col prossimo Retro Week. Vecchie rocce, un attimo. Ah, c'erano due gemme trasparenti, va bene. Ovviamente le reliquie sono delle gare che si potranno fare solo finito il gioco. Vecchie rocce, l'appuntamento di oggi con Crash 3 è finito qui. Se il video vi è piaciuto, spolliciatelo, condividetelo su qualsiasi pagina e social network. Iscrivetevi al canale YouTube LucaGrax89 e soprattutto alla pagina Facebook LucaGrax89 con un bel mi piace, un bel pollicione. Ciao vecchie rocce!